oggi mi ha fatto impressione ritornare qui perché ho cercato di contare i giorni in cui sono mancato e ho ricordato anche tutti i giorni passati qui, sin dall'inizio, dalla prima sera, quando dopo un vertice notturno, perché delle volte a Bruxelles i consigli europei finiscono molto tardi, mi precipitai qui per avere un aggiornamento diretto e ricordo con il ministro Speranza e gli altri ministri presenti iniziamo a misurarci con questa emergenza cercando di capire cosa stava succedendo. Ricordo quindi il confronto con il dottor Borrelli, costante, ore drammatiche, discussioni, confronti intensi, ore febbrili, ricerche febbrili per cercare di capire dove poterci approvvigionare, in quale luogo del mondo per approvvigionarci per le attrezzature mediche che scoprimo subito insufficienti, per i dispositivi di protezione individuale. Poi si aggiunsero altri compagni di viaggio come il commissario Arcuri e cercammo di razionalizzare meglio l'intervento, di renderlo ancora più potente e più efficace. Ieri nel confronto ci sono stati, abbiamo come sapete avuto una consultazione generale con tutte le componenti della società per cercare di mettere a punto un piano per far ripartire il paese nel modo più efficace e più celere possibile. C'è stato anche un confronto con alcuni esponenti del mondo della cultura e l'ho già citato, Alessandro Baricco. Lo scrittore ha usato delle belle parole che io ho subito rubato, le ho parafrasate e gliele ho rubate. Abbiamo vissuto un'emergenza così inaspettata che ci ha costretto ad aprire all'impossibile il panorama della nostra mente. Ci ha costretto ad allargare all'impensabile il raggio della nostra azione. Vi assicuro che né io né i ministri che mi hanno affiancato avremmo mai pensato di dover assumere le decisioni che abbiamo prese. Io sfido qualunque Presidente del Consiglio a pensare di poter disporre dopo un intenso Consiglio dei Ministri, molto sofferto, con una discussione molto intensa per tutte le implicazioni che comportava, disporre per la prima volta dal dopoguerra a oggi, in uno Stato democratico, una zona rossa per 10 comuni del Lodigiano, un comune della Valle Ugania. E così la decisione, man mano che si presentava la necessità di dire prima ai cittadini di alcuni territori, poi ai cittadini di tutta la comunità nazionale, voi non uscite più di casa se non per comprovate ragioni. Voi dovete rispettare delle misure di distanziamento, dovete, ricorrendo a alcune circostanze, utilizzare quello che stiamo ancora utilizzando adesso, dispositivi di protezione individuale, sfidando anche regole basilari, principi fondamentali del nostro ordinamento democratico, con tutte le implicazioni, non solo politiche, giuridiche, sociali, economiche. Siamo stati tutti costretti ad affrontare una prova difficilissima, impegnativa, inaspettata. E ricordo sempre la triste contabilità dei nostri morti, che non sono numeri, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Ieri abbiamo raggiunto la cifra di 34.634 decessi. Non ce lo dobbiamo dimenticare, sono cari, persone, genitori, padri, madri, parenti, conoscenti. Per lo più ce lo siamo detti e le statistiche lo dicono, sono persone anche molto anziane, anche se non sempre è stato così. Io stesso, sapete, ho perso un uomo della scorta che era molto giovane. E sono persone, abbiamo scoperto anche un linguaggio, per esempio, per me nuovo. Io non conoscevo la parola comorbilità, come a dire che spesso il virus ha aggredito persone che avevano patologie pregresse. Però quelle persone, anche se anziane, anche se con altre patologie,
sono quelli che hanno costruito l'Italia, ci hanno consentito di uscire dal dopoguerra, di edificare questa meravigliosa nazione, hanno affrontato e ci hanno consentito di lanciare il miracolo, di affrontare e realizzare il miracolo economico, hanno reso grande il Made in Italy italiano nel mondo. L'ultima volta che ho avuto al Consiglio europeo ho ricordato, anzi non nell'ultimo Consiglio, nel pre-Consiglio che abbiamo fatto, quindi una decina di giorni fa, ho dato anche il numero di questi decessi aggiornato alla sera prima, per spiegare ai miei colleghi europei che non è solo quando noi affrontiamo i problemi anche in Europa, non possiamo solo tenere presente una prospettiva politica, giuridica, ma c'è anche una prospettiva morale che mi muove e ci deve muovere quando assumiamo le decisioni. Lo dobbiamo fare per loro che sono venuti a mancare. Ieri abbiamo terminato la consultazione nazionale a Villa Panfili e coi ministri, su giusto suggerimento del ministro Speranza in particolare, abbiamo ascoltato per ultimi, dando a loro tutto il tempo necessario per esporre le rispettive posizioni, le associazioni in rappresentanza delle varie professioni sanitarie. Ci è sembrata la cosa più giusta per terminare questo ampio affresco di quelle che sono le istanze, le ragioni, le richieste di tutte le componenti della società italiana. L'Italia, e questa la nota assolutamente positiva, ha dato una grande prova di sé. La comunità nazionale ha dato grande prova di sé. L'ha data quando era tutto inaspettato. L'hanno data i singoli cittadini, perché sono riusciti, nella maggior parte dei casi, a rispettare le regole, anche molto restrittive, che abbiamo introdotto. A cambiare abitudini di vita dall'oggi al domani, stravolgendole e comprendendo che era uno sforzo che andava fatto, pur se sul piano individuale poteva risultare molto pesante, perché soltanto con questo sforzo solidaristico, ciascuno rispetta la regola, ne potevamo uscire in qualche modo contenendo la diffusione del disagio. Noi siamo usciti dalla fase acuta, è stato detto, ovviamente il virus corre ancora con noi, quindi dobbiamo ancora continuare a rispettare le regole, anche se abbiamo riaperto quasi tutte le attività. Ma una prova ancora più bella l'avete data voi. Nell'ambito di questa prova difficilissima, di queste ore drammatiche e anche tragiche, vi assicuro che quando avete risposto all'appello, abbiamo visto i numeri, io credo che tutta la comunità nazionale ne abbia tratto conforto, motivo di fiducia, abbia apprezzato tantissimo il vostro coraggio, non solo per voi stessi, perché abbiamo capito che c'era una resilienza della comunità nazionale, un coraggio, una determinazione a non lasciarsi sopraffare da questo nemico invisibile. Forse non siete degli eroi, qualcuno di voi lo ha detto, anzi ha rivendicato, non ci chiamate eroi. Io ho preso alla lettera questo invito, quindi non vi chiamo eroi, però siete dei grandi professionisti, di grande cuore, e devo dire che abbiamo parlato anche col Presidente della Repubblica. Ci siamo detti che non c'era possibilità quest'anno di riconoscere delle attribuire onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica, perché non avevamo i tempi e non c'era la possibilità, data anche la situazione. Abbiamo rinviato la cerimonia al 27 dicembre, abbiamo chiesto a tutti i prefetti di segnalare in particolare le persone che ci sono, tra cui anche delle professioni sanitarie che ci sono particolarmente distinte, e ovviamente questo riguarda tutte le componenti, la protezione civile in primis, ma riguarda anche le forze dell'ordine, dalla polizia ai carabinieri, guardia di finanza, aeronautica, esercito, vigili del fuoco, tutti gli operatori della protezione civile a tutti i livelli. Indicare singole categorie, sicuramente ne avrò dimenticata qualcuno, immagino, è pressoché impossibile,
ma devo dire che il Paese in tutte le sue componenti, e voi per primi, ha reagito benissimo, e se oggi siamo qui a parlarci in questo modo è perché ci siete stati anche voi, grandi professionisti con un grande cuore. Siccome avete dimostrato un grande cuore, io so che ciascuno di voi nel proprio profondo sa che se dovesse andare a effettuare quella spicciola contabilità del dare e avere, io credo che voi siate convinti di aver ricevuto di più di quanto avete dato. Grazie davvero. Allora procediamo con la consegna degli attestati di ringraziamento. Ci possiamo... Ha inizio la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione. Signor Alessandro Adamo, infermiere. Signora Cristiana Laura Andreani, medico. Signor Federico Bizzarri, medico. Signor Giacinto Caramia, medico. Signor Raffaele Castaldo, medico. Signora Milena Cesare, infermiera. Signora Antonella Diamanti, medico. Signora Martina Di Campli, infermiera. Signor Filippo Maria Marini Balestra, medico. Signor Massimiliano Magro, infermiere. Signora Rosa Selvaggio, medico. Carla Mauro.
Signor Fabrizio Mongelli. No, fermi, chiamo io. Filippo Maria Marini Balestra, che ha preso, quell'altro, perfetto. Va bene, prendiamo quello vero. Fabrizio Mongelli. Barbara Platania. Marco Ricci. Laura Rossi. Patrizia Scarzelletta. Signor Giovanni Sergio, medico. Signor Filiberto Serraino, medico. Attenzione col gomito. Signora Ramona Spagnolello, infermiera. Signor Luca Tesone, infermiere. Signora Lucia Vacchiano, infermiera. Signora Carmela Veracchi, infermiera. Signor Pietro Zaccagnino, medico. A termine la consegna degli attestati di partecipazione.